Algeria, terra di deserto e di oasi, di storia e di tradizioni millenarie, madre del berbero Sant'Agostino e dello scrittore Albert Camus. Incomincia domani, venerdì 2 marzo, il mese della cultura algerina, con una mostra collettiva di pittura a Castel dell'Ovo, dedicata ai paesaggi e alle figure di quella terra. Il progetto, promosso dall'Ambasciata d'Algeria in Italia, col patrocinio del Comune di Napoli, prevede un calendario di appuntamenti fra cultura, storia ed economia. Napoli è da sempre un crocevia di civiltà e culture. E proprio qui l'Algeria e l'Italia hanno scelto di incontrarsi. Diversi eventi sono attesi, tra cui la mostra Algeria Terra Infinita, nomadismo di pensiero e di cuore, dal 2 al 26 marzo a Castel dell'Ovo. Il 10 marzo un business summit di imprese algerine e italiane e ancora una conferenza sui siti UNESCO. Desidero ringraziare il Comune di Napoli, gli sponsori e tutte le persone che hanno creduto nel progetto. Vi aspetto tutti a Napoli. L'iniziativa ha lo scopo di favorire l'amicizia e la cooperazione fra i paesi del Mediterraneo. Fra gli eventi in calendario, un seminario sul Sahara, una conferenza sui siti patrimonio UNESCO e la proiezione del film Profumi d'Algeri di Rachid Benhadi. Un momento che parte da una mostra di 8 pittori a Castel dell'Ovo il 2 marzo. Incontro, cultura, cinematografia, economia, solidarità, siti UNESCO. Un momento che rilancia l'amicizia, la vicinanza territoriale, il dialogo tra Napoli e l'Algeria, ma più particolarmente tra Napoli e la città di Orano, con la quale ci apprestiamo a stipulare un protocollo di amicizia. Tanti appuntamenti, un momento di cultura, tutti eventi gratuiti, un momento di grande vicinanza anche con la comunità algerina. Il programma completo degli eventi su www.comune.napoli.it.